Salve a tutti ragazzi e bentornati oggi in questo nuovo video. Oggi andremo a spacchettare un'altra mystery box, questa volta niente po' di meno di eBay. eBay ha tanti siti, tante pagine, tanti negozi dove ci sono molto spesso delle offerte molto valide dove poter comprare delle mystery box a buon prezzo e veramente con tantissimi prodotti. Questo è il pacco che andremo ad aprire oggi, dove ci sono all'interno tantissimi ma tantissimi prodotti e dovrebbero raggiungere la somma di 110 euro minimo. Con il nostro taglierino andiamo ad aprire la busta. Abbiamo tantissimi prodotti elettronici. Beh, praticamente ci sono tantissimi prodotti che in realtà non so a che cosa possano servire. Iniziamo con il primo prodotto. Allora, questa di qui è una piccola lampada 230 volt, massimo 75 watt. Non so il perché si trovi in questa mystery box, ma ve la faccio vedere magari un pochettino meglio. Questo è il tipo di lampada che abbiamo qui all'interno. Andiamola a spacchettare e vediamo che cosa si cela all'interno. Ah, addirittura è a corrente. Beh, picciotti, questo qui è quello che abbiamo trovato nella prima mystery box, che praticamente è un faretto, ma non c'è la lampada all'interno. Che minchia è? Non saprei, picciotti, magari può essere che qui all'interno del pacco, va bene, all'interno del pacco ci sia qualcosa di più utile. Comunque sì, ho pagato 20 euro alla fine, dai. Possiamo anche essere felici di ciò che troviamo. Andiamo ad aprire il secondo prodotto, che è praticamente, no, non so se riuscite a capirlo, ma è un adesivo da parete che dovrebbe mostrare il nostro pianeta, diciamo, tipo come finestra. Io a quanto pare già l'ho distrutto perché era piegato dentro il pacco. Non so se lo vedete, si tratta del nostro pianeta con l'Italia bella stampata qui sul centro, ma la foglia ormai è abbastanza sminnata, se si può dire sminnata, comunque tutta rovinata. Quindi andiamo a togliere anche questo di mezzo, andiamo belli veloce veloce oggi perché... andiamo ad aprire il secondo... Che cazzo è? Credo che sia una... È tipo un energy drink. Questo è ciò che si trova all'interno di questo pacchettino qui. Non so in quale camera guardare per prima. Vi faccio vedere che abbiamo praticamente questi cosi qui chiusi. E poi abbiamo questa bottiglia, che è in realtà, ragazzi, non so a che cacchio serve. Credo che comunque potrebbe essere un qualcosa del tipo energizzante, o non ne ho la più pallida idea. Andiamo a mettere anche il terzo prodotto da parte e andiamo con il quarto. Questi di qui sono dei adesivi che si mettono tra i mobili. Ecco, questo è quello che abbiamo trovato nella mystery box. Con questa mystery box, picciotti, mi stava pensando perché è un po' troppo... Gattetto! Va, capito? Quello che abbiamo qui è un caricabatterie, penso. Ragazzi, molto probabilmente forse nel pacco ci saranno altri articoli del genere. Praticamente questo qui è un alimentatore per strisce LED che possiamo incollare per casa. Abbiamo trovato un altro coso inutile. Praticamente, ragazzi, qui abbiamo un termometro circolare che possiamo anche mettere così sul nostro davanzale e praticamente ci darà la temperatura sia interna che esterna. Vabbè, comunque sia, penso sia rotto perché segna temperatura verso il basso, quindi va bene. Altro pacchettino. Abbiamo un cavo, ragazzi, che è molto probabilmente, penso sia HDMI display port. Potrebbe servire, diciamo che questo non è che sia una cosa che io avrei comprato, però dai, l'abbiamo qua e ce la teniamo, dai. Almeno 20 euro, picciotti, per un cavo. C'è gente che spende molto di più. Io sono deficiente, lo so. Andiamo ad aprire un altro pacchettino, ragazzi, e nella mystery box abbiamo trovato delle AirPods. Sono di marca Vacercatilla. Allora, scatola vuota, Denver è la marca, se vi interessa compratele perché sono delle cuffie bellissime. Aprendo tutto, questo è il pacco che abbiamo trovato all'interno della scatoletta. Beh, diciamo che va, la qualità è molto bella, sì. E queste sono le cuffie, anche enormi, non stanno nemmeno dentro l'orecchio. Qui abbiamo le cuffie all'interno, sarebbero queste di qua, le metto sotto sopra, dai, per cadere non cadono, ma non sono a calamita. Io rimetto tutto qua dentro, compratele, ve li vendo. Che poi c'è tutto strappato, tipo, non lo so. Andiamo ad aprire un altro pacco abbastanza importante, sono come il primo e credo proprio che sia la stessa cosa di quello che abbiamo trovato poco fa.
infatti ragazzi abbiamo trovato un secondo faretto senza lampadina all'interno. E qui abbiamo l'ultimo prodotto, perché purtroppo ragazzi il cartone, non so se lo vedete, è già vuoto. Se non vado errato, questa è una spina ad orario. Praticamente noi possiamo collegare la spina alla spina di casa, la corrente, mettendo un orario lei eroga corrente fino all'orario che noi abbiamo impostato. Questo qua è il prodotto che si cela all'interno del pacchetto. Ho speso 20 euro come ho già detto per credo tutto il video. Arriviamo a noi picciotti, diciamo che di tutti i prodotti che io ho trovato non sono proprio felicissimo di tutto quello che ho trovato, proprio per il semplice fatto che non c'è niente che mi possa servire. Io ringrazio tutti quanti per aver guardato questo video, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, perché ho visto che circa il 20% 30% degli iscritti del canale non sono... ho sbagliato. Circa il 30% dei miei spettatori sono iscritti, ma il 70% non lo è. Quindi ragazzi, io vi prego veramente tantissimo di iscrivervi al canale, mi renderete veramente felice. Picciotti, non ho più aria, proprio ho parlato tutto. Vabbè, a posto, ciao.